puntata speciale di Buone Notizie. Parla di rinascite, di buone notizie che arrivano però da una, come dire, da una vita precedente, dolorosa, e poi queste vite si capovolgono e tornano da questo dolore nuovamente ad essere vite felici, in qualche modo. Allora, oggi è con noi Marco Iannuzzi, tenente colonnello Marco Iannuzzi del ruolo d'onore. Benvenuto, grazie, colonnello. Grazie mille. Allora, chiariamo innanzitutto che cos'è il ruolo d'onore all'interno appunto dell'arma aeronautica, ma dell'esercito in generale. Sì, il ruolo d'onore è una legge che ha poco più di 100 anni e che il nostro paese ad oggi si pregia di essere l'unico paese al mondo ad averlo, e in buona sostanza regolamenta la possibilità di rientrare in servizio di tutti i militari di ogni ordine, ruolo e grado, di poter rientrare in servizio quando subiscono delle lesioni fisiche permanenti in servizio e per servizio. Questo significa che nonostante si perda il requisito fisico, che per noi militari è un requisito principe per essere operativi, si può rientrare in servizio indossando nuovamente l'uniforme, che per noi è veramente importante per il nostro senso di appartenenza, che rimane comunque molto forte, e questo lo hanno capito anche altri paesi con i quali noi ci stiamo confrontando per varie vicissitudini, proprio per aiutare i veterani al reintegro di una vita quanto più normale possibile. Bene, noi oggi racconteremo tre storie, una di queste storie riguarda appunto lei, riguarda il colonnello Iannuzzi, e allora per cercare di capire dove andremo a parare, di che cosa parlano le nostre storie, parlano appunto di riscatto, parlano anche di sport, di riscatto attraverso lo sport, cominciamo appunto con la prima storia, che è quella del colonnello Iannuzzi. Vediamola insieme. Noi di Buone Notizie abbiamo vinto un po' di medaglie d'oro, eccole qua. Io personalmente, no scherzo, non c'è una disciplina per cui io possa vincere una medaglia d'oro. In realtà ecco, il colonnello Marco Iannuzzi le ha vinte e adesso ci spiega che cosa c'è scritto su queste medaglie, Invictus Games, e poi... Sì, ci tenevo perché in realtà sulla medaglia c'è il motto dei giochi che sarebbe I am the captain of my fate, I am the captain of my soul, praticamente sono il capitano della mia anima, il padrone del mio destino, che è un po' il messaggio che noi vogliamo dare, no? L'importanza di non lasciare nessuno indietro, ecco lo sforzo che stiamo facendo attualmente per far conoscere la nostra realtà e per mettere in campo quante più possibilità per il bene collettivo in realtà. Marco era un ragazzo di 19-20 anni che aveva appena vinto il concorso per l'Accademia Militare, l'Accademia Aeronautica, da pilota, ed entra in Accademia coronando il suo sogno, e quindi fare il pilota, il sogno di tutta la vita. Poi un incubo, perché ho avuto un incidente di volo, a seguito di una rottura del motore dell'aereo sul quale facevo addestramento con l'istruttore di volo, che ha portato l'aereo a terra evitando danni a terzi. Abbiamo fatto un atterraggio di emergenza fuori campo, però questo campo terminava con una scarpata dei 15 metri. Siamo caduti in questa scarpata e di fatto lì ci siamo fatti male e abbiamo avuto la frattura della colonna vertebrale. Entrambi la stessa frattura, quindi per entrambi una lesione al midollo spinale. Io ho perso conoscenza direttamente quando mi hanno dovuto operare, mi sono svegliato intubato, una serie di drenaggi e tra l'altro non muovendo più nulla dall'addome in giù. Improvvisamente non sai più che cosa puoi fare, che cosa sarà del tuo futuro, cos'altro può accadere e soprattutto come ne esci da quel letto e dopo quanto uscirai da quel letto di ospedale. La mente umana porta a metabolizzare le cose e a guardarsi un po' più intorno.
Però in silenzio mi sono dovuto rimboccare le maniche e provare tutti i giorni a rimettermi in piedi o cercare quantomeno di recuperare il più possibile quei muscoli che potevo, sul quale potevo lavorare. Another hero, another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line, said if I didn't want to take it anymore. Ci sono dei benefici nello sport per chi lo pratica che sono tangibili. Io nuotavo i 50 metri stile libero in accademia, quindi in perfetta forma, in 36 secondi scarsi. Il bello è stato quando nel 2004 a Berlino ho fatto la mia miglior prestazione facendo fermare il cronometro a 30 secondi per 50 metri. Quindi paradossalmente ero più disabile da normodotato che invece quando avevo una disabilità e facevo le gare agonistiche. Non è mai finita fin tanto che non è realmente finita. Volevo solo sottolineare i successi, qui abbiamo 3 medaglie d'oro e una di bronzo, Sydney 2018, quindi complimenti. Grazie. Una frase che fa molto effetto, almeno a me, è quella quando dice ero più disabile da normodotato. E questo la dice lunga sul grado di, appunto, di percezione che uno ha di se stesso e di quello che può fare in realtà e non lo sa. Che succede allora in questo? La chiave è proprio questa. Siamo in grado di fare tantissime cose, spesso e volentieri non lo sappiamo, non vogliamo scoprirlo, dipende. E, come ho sottolineato nell'intervista, ti rendi conto di quante cose prima facevi e le dai per scontate? Quante altre invece ti limitavi pensando di avere già ottenuto un risultato positivo? I 36 secondi sui 50 metri stile libero, piuttosto che non mi sarei mai sognato di affrontare l'altitudine, l'ho fatto con mia moglie durante il viaggio di nozze, siamo arrivati sull'Himalaya a 5.000, superando abbondantemente i 5.000 metri. Tutta una serie di cose che dicono... delle sfide che ti poni, delle sfide che sai che puoi raggiungere, niente di impossibile, niente di scalmanato, questo sia chiaro, e non cercare necessariamente una sfida, non è quello. Però capire che puoi ottenere di più con una preparazione piuttosto che con una volontà ferma, questo si capisce. Quello che cerco di trasmettere quando parlo con i ragazzi della scuola nelle scuole non bisogna aspettare un momento negativo per capire che puoi fare qualcosa in più, che puoi tirare fuori di molto di più da te stesso. Siamo tutti capaci, non c'è qualcuno più o meno capace. Ecco, allora andiamo a vedere cosa c'è dentro un'altra storia, dove c'è questo istinto, dove c'è questa forza, ed è la storia del colonnello Paglia. Vediamo. Per raccontare la prima vita forse bisognerebbe tornare indietro di 25 anni, prima dello scontro a fuoco del 2 luglio del 93 al checkpoint Pasta, dove purtroppo ci furono 3 morti e 22 feriti. Tra quei 22 feriti c'ero anch'io, sono stato fortunato perché vivo, sono tornato e ho ripreso la mia vita un po' diversa perché in carrozzina. Ma col grande supporto dello Stato Maggiore di Difesa che mi ha dato l'occasione di tornare in servizio, questa per me fu una liberazione e soprattutto anche l'opportunità di poter andare in missione all'estero nonostante la carrozzina. Poi è nato lo sport, si è creato il gruppo sportivo paralimpico della difesa, un'iniziativa formidabile perché attraverso lo sport abbiamo abbattuto tante barriere. All'interno vi erano 13 militari feriti in servizio e oggi ne siamo quasi 50.
Lei ha pensato mai di mollare tra questa prima e seconda vita? C'è stato un momento in cui ha dubitato? No, perché sinceramente mi è sempre piaciuto vedere il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Io continuo a ripetere che per stare bene è importante guardare chi sta peggio e mai chi sta meglio di te. E questo mi ha dato comunque la forza per andare avanti. Ma ciò che conta è avere una testa che ti permette di superare ogni tipo di difficoltà. Cosa dice agli atleti che magari arrivano per iniziare a intraprendere questa nuova attività e questa nuova vita? Come li motiva? Devo dire che c'è chi entra nel gruppo sportivo per il piacere di fare sport e c'è chi poi lo fa anche in maniera intensa. Al nostro interno abbiamo chi ha vinto medaglie olimpiche, campionati mondiali, quindi ripeto, dipende dalle intenzioni che ha ogni soldato, donna e uomo che entra a far parte del gruppo sportivo. Ma ciò che conta secondo me è esserci. Cambia poco o sbaglio il fatto che appunto si tratti uno scenario di guerra, insomma, o di mantenimento di pace, diciamo così, e uno scenario di esercitazione, poi di fatto. Sì, il mestiere del militare è un lavoro di per sé pericoloso. Noi in addestramento quanto in operazione il livello di operatività deve rimanere alto, quindi anche nell'addestramento, quindi la simulazione, si simula in tutto e per tutto. Ovviamente non ci sono reali scontri a fuoco, non dico questo. La questione è che però può accadere di farsi male anche in addestramento, come è successo a me. E se cambia qualcosa nel post, assolutamente no. Si sta cercando di abbattere anche questa tipologia di differenze. Ci sono delle differenze che sono legate alla sussidiarietà, ma questo è un aspetto inevitabile, come per tutti gli incidenti sul lavoro, insomma, tra l'itinere piuttosto incidente sul lavoro, una malattia del lavoro, insomma, ci sono delle differenze. È quello che accade anche da noi, perché è un istituto che basa le sue fondamenta, insomma, a tantissimi anni fa. Quello che però stiamo facendo con il gruppo sportivo è assolutamente non fare nessun tipo di differenza, anzi addirittura nel gruppo sportivo ci sono persone che erano libere dal servizio, che hanno avuto incidenti stradali piuttosto che anche casalinghi e che noi abbiamo comunque voluto nel nostro gruppo sportivo. Questo proprio perché è uno strumento universalmente conosciuto per abbattere le barriere e quindi noi vogliamo continuare a utilizzarlo proprio per questo motivo, per non fare un'ulteriore differenza. E devo dire che però anche le istituzioni su questo stanno riflettendo molto, insomma, ci stiamo ponendo diverse domande, vorremmo magari nei prossimi anni dare anche delle risposte più efficienti. Allora, vite 1.0, vite 2.0, così come la definite il prossimo protagonista della nostra storia, che è il colonnello Campoccio. E allora vediamo perché. Chi sei? Pensa solo a millenni moltiplicati per secoli connessi dal tempo senza fine. Io esisto da allora. La mia naturale curiosità, l'elemento più duraturo e significativo dell'esistenza, è venuta a trovarti. Qualcuno mi dice Joe Black, perché? Da dove viene questo nome, questo soprannome? Joe Black è un bellissimo film con Anthony Hopkins e Brad Pitt, dove la morte si innamora della figlia di Anthony Hopkins, che era andata a prenderlo per portarlo ovviamente nell'aldilà. E la morte, innamorandosi della figlia, si innamora della vita ovviamente. E io ho trasfuso, diciamo così, la mia voglia di vivere attraverso lo sport e quindi mi sono dato come soprannome Joe Black. Vedendo la morte mi sono innamorato della vita e voglio sempre rimanere attaccato alla vita attraverso lo sport. Io sono nato tre volte. Sono nato dal grembo di mamma nel 66 in una caserma di San Candido.
Dopo c'è stato un grave incidente in servizio nel 91, e da lì sono rinato un'altra volta. Ho dovuto affrontare, diciamo così, la vita in maniera un po' diversa, perché ho cominciato ad avere grosse difficoltà a livello motorio. Ho dovuto indossare delle protesi alle gambe che mi hanno sostenuto fino al 2015. Nel 2015 rinasco un'altra volta perché ho una lesione cerebrale da infezione ossea alla gamba dove avevo avuto l'incidente. Però da lì, diciamo così, ho ricevuto il grande dono di poter approcciarmi all'atletica paralimpica e di fare, insomma, belle cose attraverso lo sport e di poter parlare della disabilità grazie allo sport e grazie ai risultati che ho ottenuto a livello sportivo. Ad oggi sono il primo nel ranking mondiale nel peso, primo nel giavellotto e terzo nel disco. Io sto sfruttando questa mia, diciamo così, luce della ribalta per parlare della disabilità. E i miei momenti brutti ci sono stati assolutamente, i momenti bui nella vita sono stati tanti, sono stati molto impegnativi. La cosa più difficile che ho dovuto fare attraverso un'elaborazione di me stesso è quella di accettarmi, di non pensare alla parte del corpo che se n'è andata, ma di coltivare in maniera molto pregnante la parte del corpo che è rimasta. E questa è la mia ultima medaglia presa in campo internazionale, è il coronamento, diciamo così, di un primo passo verso le Paralimpiadi di Tokyo. Questa è la medaglia d'oro e il titolo europeo conseguito a Berlino nel 2018, l'agosto del 2018. E poi un altro oro. E poi queste qua sono quelle che mi hanno contraddistinto nell'ambito militare attraverso gli Invictus Game, questa splendida iniziativa voluta dal principe Harry per poter riabilitare nell'anima e nel corpo e il family and friends, i soldati feriti in tutti i contesti nell'ambito delle forze armate dei vari paesi del mondo. Sì. E qui c'è la medaglia d'oro, orgoglioso, l'unica di quell'edizione del 2017, presa nel disco, e questa presa nel peso è una medaglia d'argento. Ecco, però io adesso vorrei che tu facessi una cosa per noi, insieme a noi e per il nostro pubblico. Cioè, vorrei che il colonnello Joe Black mandasse un messaggio a chi in questo momento si trova in difficoltà, nella grande difficoltà magari in cui ti sei trovato anche tu, sta pensando di mollare, sta pensando di non farcela. Tu cosa dici? Beh, la vita è così bella, è un sogno, quindi ragazzi non smettete mai di sognare, perché nessuno ce la può impedire. Ho dei colleghi che non riescono a muovere neanche le braccia e riescono soltanto a parlare, e vi garantisco che attraverso i loro occhi si vede la gioia di vivere. Un inno alla vita, colonnello Iannuzzi. La vita non finisce con una disabilità e ci sono tantissime altre cose che si possono fare. Colonnello, un'ultima cosa, che cos'è la patria e cosa significa? Non me ne vogliono i colleghi che non sono del ruolo d'onore. E per noi il ruolo d'onore ha un significato ancora più profondo, perché noi, oltre al giuramento fatto da normodotato, quando rientriamo in servizio prestiamo un nuovo giuramento, e se vogliamo questo giuramento è ancora più consapevole di quello fatto in precedenza. Per noi la patria ha un significato forte, intenso, così come la bandiera, così come il senso di appartenenza, così come il senso di fratellanza con tutti gli altri nostri colleghi. È veramente importante, noi crediamo nel nostro paese e nelle nostre istituzioni, e veramente lavoriamo ogni giorno per cercare di dare il miglior contributo possibile per, se possibile, migliorare questo nostro paese, nel nostro piccolo.
Grazie colonnello Iannuzzi. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Mio figlio si è arruolato. Lo abbiamo visitato al campo, nel desolato deserto che picchetti, corde e larghi teli tentano invano di far dimenticare. Le rocce di calcare abbagliano col loro bianco ardente e mi copro gli occhi, come una donna ebrea quando accende i lumi del sabato. Sto seduto su una pietra, accanto a una lattina vuota gettata via, e la musica del vento sulla lattina vuota è tutto ciò che fu e che sarà.